Benvenuti, oggi parliamo di Roxanne dei Police. Oggi voglio parlare di questo brano e spiegarvi un po' di cose inerenti all'intenzione. Voglio spiegarvi come suonare il groove di Roxanne nota per nota e quindi dirvi un po' di cose. Principalmente mi soffermerò sulla questione strofa, perché secondo me è la parte dove c'è un po' più da dire. Ci sono sia cose super super semplici che chiunque le può capire ascoltando il pezzo, sia cose un pochettino più ostiche, e quindi questo video è un po' per tutti, sia chi è alle prime armi ma vuole provare a suonare questa canzone, sia per chi è già a un livello un pochettino più avanzato, riesce già a suonare questa canzone ma vuole capire se la sta facendo proprio nel modo giusto oppure no. Quindi partiamo subito, ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, perché raga, mi dispiace ma il momento rottura di è arrivato come al solito. Quindi se non siete ancora iscritti a questo canale, mi raccomando, cliccate qui sotto il pulsante iscriviti, non dimenticatevi raga, vi prego, fatelo subito, e in più cliccate anche sulla campanellina se vi va, così almeno potete rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio, sui video che metto, su quello che scrivo, eccetera eccetera eccetera. Se invece siete già iscritti a questo canale, dovevate cliccare qui sotto sul pulsante di YouTube, vai avanti di 15 secondi, ma ormai non l'avete fatto, quindi anche oggi avete guardato questa rottura di scatole. Ma veniamo noi e partiamo subito con Roxanne, quindi andiamo alla batteria e partiamo. La prima cosa, il Charleston, 100.000 cose da dire, ma perché? Perché il modo di suonare il Charleston di Copeland è molto particolare, è sempre molto nervoso, sempre molto secco, quindi non è così semplice da imitare. La prima cosa da capire è sicuramente la metrica del Charleston, sono tutti ottavi con gli accenti in battere, questa cosa qua. Attenzione però, perché se voi come batteristi siete già a un livello un po' più avanzato, diciamo, questa cosa qua non basta. Ok, adesso l'ho suonato anche più lento in confronto alla canzone, ma anche se lo suono in questo modo, più o meno la velocità giusta, che sarebbe questa qua, continua a non essere quel Charleston lì. Come vi ho detto, il Charleston di Copeland è sempre molto secco, è sempre molto nervoso. Per fare questa cosa qua, quello che penso io, anche se poi è sbagliato dirlo così, però come idea, quella di pensare di non suonare solo di polso, ma di suonare con tutto il braccio. Ovviamente, occhio ragazzi a non farvi del male, nel senso non è che adesso dovete suonare così, però cercate di pensare come se la bacchetta e il braccio fossero una cosa sola. Quindi anziché fare questo, diventa più questa roba qua, quindi suonate un po' più con tutto il braccio. Oltre a questo, cercate di non fare troppa differenza tra ghost e accenti, nel senso, un po' sì, l'idea deve essere quella dell'accento e della ghost, quindi più o meno in questo modo qua. Ultima cosa, se volete ancora dargli un pochettino più di aggressività, potete pensare al Charleston non come suonato in ottavi perfettamente, cioè ti, ma un pochettino, tra virgolette, sciaffolizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli ottavi di Charleston andranno a aprirsi un filino, quindi non sarà più questo, ma sarà per molti, soprattutto quelli un po' più alle prime armi, potrebbe essere impercettibile questa cosa, cioè quello che ho suonato prima e quello che ho suonato adesso è la stessa cosa. Infatti questo è un po' più per avanzati, diciamo. Però quello che ho fatto appunto è quella di non suonare shuffle, ma shuffleizzarlo un pochettino. Da ottavi giusti andare un pochettino più verso delle terzine, ma ovviamente comunque rimangono sempre ottavi. Quindi rimanete sempre in ottavi, ma allargate un pochettino le note. In questo modo sembrerà appunto più nervoso e in qualche modo sembrerà che tiri un pochettino più avanti il groove. Passiamo al rullante, che è abbastanza semplice in realtà, perché il rullante è sul 2 e sul 4 come la maggior parte dei groove. L'unica cosa da fare molta attenzione è che, dato che col Charleston vi ho detto molte cose, vi ho dato molte indicazioni, state attenti poi a non perdervi l'unisono, cioè il sincrono tra il colpo di Charleston e il colpo di rullante, e se Charleston e rullante non sono perfettamente insieme, il groove perde veramente tantissimissimo. Quindi occhio a questa cosa. Un
una cosa che non vi ho detto, che in realtà però è abbastanza importante perché Copeland fa sempre, è quella di giocare un po' con il Charleston. Mi sono dimenticato di dirvelo nella parte prima del Charleston, ma ve lo dico adesso bene lo stesso. Cioè, il Charleston continua a fare sempre gli ottavi, ma Copeland gioca molto sul fatto di aprirlo poco ogni tanto in qualche punto della strofa, oppure raddoppiare passando con la mano sinistra sul Charleston, quindi fa un po' di questi giochetti. Questo ovviamente va poi un po' a discrezione vostra. Incominciate a suonare bene il groove normale, poi quando avete il groove nelle mani, figo, fatto bene, eccetera eccetera, allora incominciate a muovere un pochettino il Charleston. Adesso passiamo alla cassa. La cassa è un argomento fondamentale, perché la cassa è proprio importantissima per questa canzone, per questa strofa. Perché è un pochettino difficile, un pochettino ostica in questo pezzo? Perché noi siamo abituati ai groove con la cassa sull'1 e la cassa sul 3, mentre in questa canzone la cassa sull'1 non c'è, la cassa sul 3 non c'è. Di cassa in realtà ce n'è poca, perché ci sono solo due colpi per ogni groove, ed è subito dopo l'1, cioè sul secondo ottavo dell'1, oppure i batteristi di solito dicono sul levare dell'1, cioè se contiamo 1 e 2 e 3 e 4 e, la batteria sarà sul 1 e, sulla E dell'1 e sul 2, quindi 1 e 2. Come fare a contare la cassa? Io la cosa che consiglio di solito è di cantarsi o comunque contarsi la pausa iniziale sull'1 e poi pensare alle due casse dopo. Quindi non pensate solamente alle due casse e basta, ma pensate anche all'inizio, cioè alla pausa iniziale. Quindi 1, 2, 3, 4, un pum pum, 3, 4, un pum pum, 3, 4, un pum pum, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comunque in generale, se avete problemi a sentire la cassa nella canzone, anche se in realtà si sente abbastanza, devo dire, cercate di sentire il basso, che fa la stessa identica cosa della cassa. Probabilmente se non riuscite a sentire la cassa è perché avete l'attenzione un po' distorta dal basso, però alla fine basso e cassa fanno la stessa cosa, sono perfettamente insieme, quindi al massimo ascoltate il basso al posto della cassa per capire bene dove suonarla. Attenzione però, perché non tutte le strofe di Roxanne sono sul Charleston come vi ho fatto vedere adesso, ma dall'inizio del pezzo è come se ci fossero, diciamo, quattro strofe intervallate da una parte vuota, in pratica, che dopo vi spiegherò perché questa bacchetta è sporca. Vabbè, fa niente. E la quarta volta va sul ride. Adesso vi spiego anche un attimino questa parte sul ride, dove praticamente il ride è suonato come il Charleston di prima. Le cose che valevano per il Charleston valgono anche per il ride, anche se io il ride non lo suonerei normale, cioè così, ma per avere un suono più tagliente come il suo, anche se ci andrebbe un ride super tagliente non come questo, cercate di stare tra la campana e il ride normale, in modo da avere il suono più o meno come il suo e riuscire anche a fare colori diversi col ride, come vi dicevo prima col Charleston, che un pochettino lo apriva, un po' lo raddoppiava, quindi c'erano sempre colori particolari. Anche sul ride, stando lì tra campana e ride normale, riusciamo a dargli un po' di colori particolari, quindi facendo questa cosa qua. Per il resto la cassa rimane sempre uguale, quei due ottavi che vi spiegavo prima. Il rullante suonerà, anziché sul 2 e sul 4, suonerà solamente più sul 2, perché nella seconda parte del groove, dove prima avevamo di nuovo il rullante sul 4, avremo due colpi di tom. Ve lo faccio sentire e poi vi spiego due cose. Allora, la questione tom, suonano sempre in ottavi, sono due colpi, io adesso ho un tom solo, lui secondo me li fa una volta sul primo tom, una volta sul secondo tom, perché si sentono sonorità diverse, non è proprio sempre uguale come l'ho fatto io adesso. E soprattutto la cosa importante però è quella di non fare due colpi sul tom uguali, ma il primo è piano, quello sul 4 invece è accentato, quindi non sarà questo, ma sarà questo. Infatti, se ascoltate la registrazione dei Police, si sente molto molto di più il secondo colpo in confronto al primo. Quindi in realtà questo è, secondo me, guardate inizialmente il primo groove, quello che vi ho fatto vedere prima, poi riuscire a fare il secondo sarà molto più semplice. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, io la finisco qua, spero di avervi detto abbastanza cose, spero di non aver deluso le vostre aspettative. Se avete qualsiasi altro dubbio, comunque, mi potete scrivere qui sotto nei commenti, scrivete quello che volete, scrivete anche se avete altre cose da dire, magari mi sono dimenticato di dire certe cose,
cose che secondo voi sono importanti, quindi scrivetele qui sotto nei commenti e direi che posso finirla qua. Io vi ricordo ancora come sempre di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di cliccare cose eccetera eccetera. Mi metto a posto i capelli e vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.